Buonasera a tutti, per la seconda volta chi andrà d'ora, io sono Fabio Carletti e vengo dalle Marche, Macerata. Di solito mi occupo di sicurezza informatica, quindi ho una mia ditta e faccio consulenza alle aziende, studi legali, commercialisti e via dicendo. Allora, questo è un talk molto difficile, perché per capire queste cose qua bisogna avere skill abbastanza elevati. Ho voluto trattare questo argomento perché attualmente GRS Security è top a disposizione per fare una sorta di hardening serio e completo al kernel, e poi vedremo anche le diversità tra GRS Sec, Selinux e App Armor. Allora, per chi si è introdotto ora e non mi ha sentito al talk precedente, mi occupo di sicurezza informatica, faccio consulenze e diciamo che ho approcciato il mondo dell'open source dal 98, frequentando il LUG universitario, e da lì poi sono rimasto sempre appassionato del free software e dell'open source, specialmente del mondo Unix e sistemi operativi. Allora, perché ho voluto agganciare GRS Sec a Debian? Soprattutto, allora, ora mi piaceva anche un po' sponsorizzare, tra virgolette, la nuova Debian Testing che è uscita, no? Burst, e che non so se sapete che i nomi delle versioni di Debian non sono altro che i pupazzetti del film cartone Toy Story, in cui la versione instabile di Debian si chiama Sid, perché Sid è il bambino che rompe i giocattoli sul cartone, mentre i pupazzetti della casa, quindi il dinosauro, Woody, Hatch, Jesse, no? Sono tutti nomi di pupazzetti che stanno nella stanza del personaggio del cartone, e insomma che sono buoni, quindi release stable, hanno i nomi dei giocattoli, diciamo, buoni, ok. Sid è la versione Sid instabile, perché Sid era il bambino cattivo, quindi instabile mentalmente, no? Pericoloso, quindi così. La Debian fa sostanzialmente tre versioni: la stable, la testing e la Sid, che è quella, diciamo, sperimental per smanettoni, ma che non è consigliato, insomma, andare in produzione, perché sarebbe un po' come un saldo nel vuoto, mentre la stable è indicata per i server, cose, insomma, di produzione, anche se la testing non è tutto su malvagio, insomma i pacchetti hanno una sorta vengono presi dalla SID e vengono ritenuti papabili per passare prossimamente nella versione stable di Debian. Allora, perché GRS Sec? GRS Sec, allora, io parto dal presupposto che chi ha seguito il mio talk l'anno scorso, che parlavo di hardening di Debian utilizzando il progetto Mempo, che era una sorta di castrazione del kernel a livello paranoico, perché sostanzialmente, come allora, non so se sapete che gli zero day è il problema dei computer con Linux, dei servizi online, e che se un servizio viene reso noto, in realtà qualche anno prima è già noto a chi sta sopra di noi. Sto parlando di Interpol, sto parlando di NSA e storie simili. Quindi prima, in generale, funziona così: prima il bug viene scoperto, tutti zitti, viene utilizzato per il comodo loro, e poi solo dopo qualche anno viene reso noto. E mi è capitato più volte in cui un sistemista classico, un utente classico, che può fare? Tenere il sistema aggiornato. Di più non può fare, a meno che non è in grado di disassemblare e avere conoscenze tecniche, oppure di scrivere uno zero day.
dopo lo scandalo di Snowden ci siamo resi conto che la cosa è più grave di quello che si pensava dal punto di vista della privacy e della sicurezza, in cui ti trovi l'NSA che fa e il TOL per fa questo e il TOL per fa quell'altro e storie simili, tali per cui ormai in America tutti i gruppi di hacker per chi è la prima volta che viene all'ESC e sta cominciando a bazzicare l'ambito dell'informatica, non è criminali, hacker è ricercatore. Voi cercate su Wikipedia, hacker è un ricercatore che scrive cose interessanti per la comunità, non è hacker uguale criminale che rompe le scatole perché non c'è niente da fare. Comunque, in America qualsiasi gruppo, qualsiasi non accettano un kernel normale, cioè loro dicono tu sei matto, almeno devi stare baciato con GRSSEC e accorgimenti vari, perché la mentalità, l'approccio, il modo operandi è quello che io non so quello che posso trovare perché non ho la conoscenza e non lo so. Per prevenire penso in paranoico, in paranoic mode, e devo evitare il più possibile che qualcuno domani scopra qualcosa e in qualche modo mi viene a compromettere il mio sistema. Quindi, diciamo che dopo scandalo Datagate e storie simili, nella maggior parte delle comunità l'asticella è stata molto, molto, molto alzata. Tant'è che da poco è stato fatto anche un progetto che poi riprenderà delle future di GRSSEC, che poi andrò a spiegare in dettaglio che cosa fa questo progetto, queste accortezze per il kernel. Sono fatti fork di sistemi operativi conosciuti, tipo un accenno a FreeBSD, è stato fatto hardening BSD, in GUI, che riprende un po' anche il discorso di OpenBSD, che ha tutta una serie di protezioni per lo stack, per il kernel, per le chiamate di sistema, per il buffer overflow, eccetera, 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 che troviamo in GRSSEC. Purtroppo chi deve mettere su un server web o qualche servizio esposto al web sa che è alla merce di botnet e attacchi vari, di script randomizzati che vanno a scansionare tutti gli indirizzi IP alla ricerca di qualche vulnerabilità, qualche porta nota, qualche servizio, qualche bug. Ieri parlavo con lo sviluppatore di WordPress e diceva: guarda, appena esce un bug non faccio tempo, cioè non fa tempo neanche a pubblicarlo, che già ci sono le botnet che vanno a cercare quel bug per bucare i server, cioè i siti fatti con WordPress. Considerando che la maggior parte delle persone purtroppo da cattivi sistemisti non si ricordano di aggiornare tutti le varie patch di sicurezza e storie simili, GRSSEC ha un approccio preventivo a monte, cioè io non so se qualche se qualche servizio ha qualcosa di rotto, io non so se qualche programma è stato proprio fatto con delle falle volutamente per essere sfruttate da remoto. Io non so se una serie di combinazioni mi genera qualche buffer overflow. GRSSEC è un approccio che va direttamente a monte, cioè io devo evitare il più possibile cose che anche non so che potrebbero accadere all'interno del mio sistema di cui erogo i servizi e sta agganciato su internet. Quindi, più che altro, GRSSEC è orientato al sistemista, quindi stiamo parlando, ormai piano piano ci addentreremo sul discorso proprio tecnico, in cui uno deve avere proprio le skill e deve, perché insomma, sa dove sporcarsi le mani. Perché l'ho voluto agganciare con Debian? Perché a me piace Debian, così, perché diciamo che il ramo Red Hat si affida molto a Palmer,
Se voi avete utilizzato SUSE, già su Yast c'è la procedura guidata per configurare App Armor, e loro, ramo Red Hat, diciamo, è più orientati a App Armor, mentre Ubuntu, mentre anche Debian o altre distro, se Linux. E quindi spesso ci sono su internet discussioni, ma è meglio App Armor o è meglio se Linux? Sono due modalità diverse di approcciare il sistema. È vero anche che se Linux è stato sviluppato dall'NSA, e è vero anche che App Armor non c'è abbastanza documentazione su, per esempio, Debian o ramo Deb. E uno ha un approccio più per a livello di domini, per cercare di arginare i programmi e quindi eventuali problemi che potrebbero crearsi da servizi in esecuzione, mentre l'altro va più un discorso di ACL. Quindi io sinceramente sono stato un utente open source per diversi anni e essendo App Armor the default e stratestato, per me la cosa più logica era utilizzare quello che già ti danno, che sai che funziona e non c'è problemi, anche se ci sono diversi livelli in cui veramente va a cercare di arginare gli eventuali problemi. Utilizzando Ubuntu c'è tutti i richiami, tutte le future per Selinux, ho utilizzato Selinux e è abbastanza semplice da utilizzare, ma andiamo a comparare uno e l'altro. Allora, come ho detto prima, App Armor più ramo Red Hat, di solito più utilizzato, se Linux più Debian ramo Ubuntu, anche se non c'è stata documentazione per mettere App Armor su Debian, quindi uno si deve un po' improvvisare, smanettone di turno. Hanno approcci diversi, però scelte filosofiche di cercare in qualche modo di alzare la sicurezza all'interno del proprio server o della propria workstation. Invece a me piace moltissimo GRSSEC perché fa un discorso molto più intimo con il kernel, ovvero se io per esempio, avendo avuto esperienze in cui The Zero Day usciti fuori anni e anni dopo, o falle che non sono note e escono fuori quando meno te lo aspetti, io preferisco avere un approccio più a monte, cioè per sicurezza io cerco di alzare lo standard il più possibile all'interno del mio kernel. E tra le cose carine che ci sono, come potete leggere, c'è la famosa PAX e molti privilegi, cioè molte future che se Linux e App Armor non hanno. Un esempio potrebbe essere quello di fare i buffer overflow, o comunque ci sono delle statistiche in cui presi tre computer, uno con App Armor, uno con Linux, uno con GRSSEC, per quando noi vorremmo fare bucare un servizio, quindi a parità di versione di servizi, a parità di vulnerabilità, diciamo, nota, GRSSEC è quella che mi evita, in pratica rende nullo la possibilità di fare privilege escalation. E niente, non è. Mi va a prevenire tutto il discorso dei buffer overflow. Quindi anche un programma impazzito, scritto male dall'utente, io qua sono sicuro che più tanto casino non può fare, insomma, all'interno della mia workstation. E psicologicamente mi sento più sicuro rispetto all'approccio ACL oppure del dominio che c'ha App Armor e Selinux. Io lavoro molto con Debian e quindi sono proprio il tipo in cui va là dal cliente: ti serve firewall? Ok, metto Debian, due interfacce rete, due schede rete, sono io che configuro, installo Squid e storie simili. Serve NAS, vado là, metto Debian, configuro tutto NAS, eccetera, eccetera. E siccome che, come voi già sapete, i clienti
se scorda di cambiare password, se scorda di fare aggiornamenti, se scorda questo, se scorda quell'altro. Quindi la mia ricerca è stata sul come posso più possibile alzare il livello di sicurezza anche da parte del cliente, e avendo fatto test su AppArmor, Linux e Jarsec è quello che va per la maggiore. È anche vero che qualche anno fa il gruppo Jarsec si era un po' scazzato, tra virgolette, perché molti utilizzavano le patch, perché sostanzialmente è una patch per il kernel, ma non contribuivano dal punto di vista monetario. E ultimamente, insomma, ha fatto una politica in cui se ci date qualcosa vediamo la questione stable, altrimenti vediamo quella developer, e che in pratica è in base ai testing perenni. E quindi, vabbè, a parte qualche problema politico di tutte le comunità, insomma, che ci sono qualche scratch interno, però attualmente tutte le protezioni che mi dà JRSSEC io non ce l'ho da altre parti. Che poi, e quindi, cioè, anche sfruttare qualche vulnerabilità diventa molto, molto difficile, perché c'è tutta una serie di accortezze. Prossima slide. Allora, queste sono tante cosine carine che ha JRSSEC. C'è HRoot Hardening. Una cosa che mi ha colpito e che attualmente voglio, perché Linux la maggior parte, chi ha già un account dentro un server, fino a poco tempo fa l'approccio migliore per cercare di sfondarlo era il buffer overflow, e quindi qua ho la prevenzione per il stack overflow su x64, ma prima era anche per x86. Poi in pratica ho una completa protezione per indirizzi, spazio indirizzi, oppure tutte le protezioni di ASLR. Io dico queste sigle, ma lo sapete che cosa significa? Riuscite a capire? Cioè, queste sono tutte. Magari qualcuno di voi è più schillato, qualcuno è un po' alle prime armi o non sa di che cosa queste sigle che cosa sono, però vi posso assicurare che sono tutte una sorta di castrazioni, diciamo limitazioni, che viene date al kernel per evitare che un programma, un servizio, un utente, qualsiasi cosa lanci a livello paranoico possa fare dei casini all'interno del sistema. E tutte queste future, qualcuna di queste le troviamo già su OpenBSD, diciamo, no? L'approccio maniacale che loro hanno per la sicurezza informatica. Il kernel Debian, per chi non è nell'ambito della sicurezza, comunque sia, era affitto dai buffer overflow. Cioè, l'unica cosa era di trovare qualche falla, script interno, in qualche modo mi elevasse i privilegi, il famoso privilege escalation. Ecco, questa è tutta una serie di accortezze di un progetto grande che si chiama JRSSEC, che va a cercare di creare un sistema che è il più possibile sicuro, e in qualsiasi punto di vista, quindi a livello dei servizi, a livello dei processi, a livello di tutto quello che uno si può inventare per andare a scassare un sistema. Ecco, qua cerca di prevenirlo a monte, che più è tanto non puoi fare, quindi insomma rassegnati. Tra AppArmor, Linux e JRSSEC, dal punto di vista statistico e anche da ricerche, le prove fatte, JRSSEC è il numero uno. Prossima slide. Allora, per chi non sa che cos'è PAX, lì c'è delle indicazioni, quindi in pratica è tutta una sorta di implementazioni che non permette di far eseguire codice arbitrario, non permette di fare stack smashing, o overflow exploitation, cioè deve esplodere attraverso buffer overflow. Non è possibile fare cose strane con random IP di code, oppure di utilizzare dei valori per andare a insozzare qualche cosa che sta in esecuzione.
Cioè, attualmente questa qua è l'unica alternativa per partire un po' con un sistema anche per lavorare, anche come workstation che ha un buon livello di sicurezza. Ok, allora, se qualcuno stava chiedendo sì, ok, protezione qua, protezione là, protezione giù, protezione su, ma dal punto di vista performance, beh, la buona notizia è che non incide più di tanto. È abbastanza light e non è che sentiamo tutto questo rallentamento dato da questa patch per il kernel. Allora, sì, ok, parlare di RSSEC è tanto bello, tanto figo, ogni tanto bisogna anche fare comparazioni con cosa c'è a disposizione. E qua, Future, ho fatto questo schemino, se Linux a Parm RSSEC. Quindi, come vi raccontavo prima, se Linux è più per, cioè, si può utilizzare anche su Red Hat, però di solito Debian e Ubuntu è quello che ne fanno più utilizzo. Red Hat di solito si basa molto più su App Armor. La cosa carina è che, come vedete, per esempio sulla prima riga, cioè, questi sistemi, in teoria li potete installare su qualsiasi sistema Linux. Ora, Novell col fatto di OpenSUSE e SUSE, default già da App Armor, quindi andare a levare App Armor, una cosa già testata per mettere su Linux sarebbe una cosa. Però JRSSEC è quella che si può installare su, vedi, leggete lì, Any Linux Distribution, quindi non è preinstallata da nessuna parte, è qualcosa che si va a cercare sui repository oppure si va proprio a ricompilare e mettere la patch sul kernel. Io ho scelto Debian perché su Debian Testing già la trovate sui repository, la patch JRSSEC, quindi install e riavviate, già avete il kernel già patchato, altrimenti ci ho fatto il lavoro a mano di aggiungere patch a kernel. Altre comparazioni, se ancora non vi ho convinto, perché mi piace, insomma, questi schemetti in cui uno legge, no? Sì, ma cosa fa uno, cosa fa questo, cosa fa quell'altro. Allora, come vedete, JRSSEC è quello che c'ha un po' più future e una delle cose di rilevanza che dicevo anche prima era il discorso di prevenire l'esecuzione di codice arbitrario. E cosa che non c'ha se Linux è Parmor. Oppure me che sta a cuore la sicurezza informatica, avere una prevenzione per exploitation kernel e niente non è. Quindi vedete qua, cioè questo è importante. Queste due cose, quello che vengono utilizzate sotto da exploit. Questa qua è una feature che sta anche sul kernel OpenBSD. E poi un discorso di hardening a livello di user land, per evitare malicious use. Cioè, qui i problemi maggiori è questo e queste due. Questi qua sono le voci una tra le più importanti che viene considerato, cioè che in cui va a parlare hardening BSD e OpenBSD. E Linux di base non ce l'ha queste protezioni. Ora, qualcuno di voi potrà dire: ma perché non ce l'ha queste protezioni? Perché Linus Torvald le sta mettendo piano piano e un salto abbastanza significativo è stato fatto con il kernel 4.8, in cui sono state aggiunte delle protezioni. Però è vero anche che Linux punta più a parare a fare eseguire open source e divulgare Linux. E mentre per quanto riguarda il discorso di sicurezza informatica, fino adesso si è potuto solo compensare questi divari con App Armor, se Linux o JRSSEC. Ora, io come dicevo prima, la utilizzo sia per router, workstation, server e tutto ciò che posso in qualche modo metterlo che non va a cozzare con JRSSEC, lo metto per essere sicuro by default, no? Come è scritto anche su OpenBSD. E quindi il mio invito è quello di chi fa il sistemista, chi
ha un po' a cuore la sensibilità e il discorso della sicurezza informatica, vi invito caldamente di tenerlo in considerazione per i vostri server e le vostre workstation, perché attualmente è la difesa maggiore che abbiamo per proteggere un sistema Linux. Fortunatamente è open source, quindi l'ho voluto sponsorizzare anche per quello. E finisco questo talk con una famosa frase di Morfeo, di Matrix, in cui diceva insomma che uno può solo indicarvi, no, la strada da percorrere, poi siete voi insomma che dovete testare, provare e intraprendere la via, insomma. Grazie per la vostra attenzione. Grazie. C'è qualche domanda che non risponderò? Dimmi, Davide. Ah, beh, prima era alzato lui. È uguale. Una domanda, una curiosità. Tu hai parlato di protezioni della memoria, SLR, eccetera, eccetera. In questo caso tu parli sempre di contesto in kernel space oppure parli di difesa in userland? Nel senso, che cosa mi dà in più utilizzare GR Security per quelle feature nello specifico piuttosto che utilizzare, vabbè, a parte che SLR c'è di default nel kernel comunque sempre perché il randomized space c'è di default, ma cosa mi dà in più rispetto per esempio al position independent e a tutte quelle flag di compilazione che già mi danno GCC e il linker di default che c'è su tutte le... Qua l'approccio è più paranoico per prevenire quello che ti puoi inventare, nel senso che io l'utilizzo che ne faccio è quello che cioè l'esempio anche per i non addetti ai lavori è quello di c'ho l'animaletto, faccio il recinto, più lì non puoi andare, te lo faccio alto in modo che per quello che ti puoi inventare più tanto non puoi fare, insomma. Il discorso è questo qua, quello di andare a castrare, in qualche modo a limitare qualsiasi cosa che l'utente si può inventare o il programma può fare cose strane, ecco, malevole, che poi io le conosco, che poi non le conosco, è un discorso di paranoia a monte, cioè di andare a limitare proprio quello che viene fatto, sia a livello user che a livello kernel space. Poi passo il microfono, no, ma era solo per cercare di capire, nel senso che quando io compilo un programma GCC, posso mettere, ok, però sono flag di default, cioè l'NX c'è di default, SLR e kernel space comunque è a livello di piattaforma. Volevo solo capire se c'erano delle differenze particolari, comunque ok, nel senso ho capito. Allora, quello che dici te del flag su OpenBSD per esempio ce l'ha proprio default, che uno a meno che non dice diversamente glielo compila con quelle protezioni lì. Quello che dicevi, quello che accennavi prima te a SLR è una cosa che è stata aggiunta però di recente su kernel Linux, cioè solo 2001-2002, sì, ho capito, okay. Però nell'ambito, cioè nel percorso ti stai rendendo conto che viene in priorità altre cose e la sicurezza la stiamo inglobando piano piano, non è un discorso prioritario come fa OpenBSD o altri sistemi in cui va a parlare certe cose qua. A Parmors, Linux, queste qui sono delle cose aggiuntive per aumentare la sicurezza informatica, che poi queste future piano piano ce le troviamo già delle foto sul kernel. Io so solo che contendo da consulente di sicurezza informatica, perché piano piano mi troverò già un kernel già molto più sicuro rispetto agli anni passati. Sto parlando dei concetti di sicurezza informatica, le protezioni, in cui ben venga, insomma. Però attualmente converrai con me che se hai qualcosa su internet o a Parmer o a Linux, poi oppure lì entrano in discorso altre cose, nel senso, se c'è un'applicazione scritta, perdonami, se c'è un'applicazione scritta male che non sanitizza una printf, ti dico tutto il binario e a SLR te lo infili, però lo so, ma io mi ricordo anche poi magari vabbè ne parleremo, nel io senso, mi ricordo anche, ci sono altre domande, io mi ricordo anche l'anno scorso hai fatto il talk, no, che spiegava anche come bastare queste cose qua, due anni fa esatto, ok, no vabbè, era soltanto non ricordo però guarda, allora il mio
io ho voluto parlare di Debian perché lo utilizzo e lo conosco bene con JavaScript, non come la panacea, perché sai benissimo che nella sicurezza informatica non esiste la cosa che va, che compensa tutto. È solo che a parità di AppArmor, Linux e JavaScript, che sono le uniche cose attualmente sviluppate e che ha una bella comunità, che è quella che alza un po' più l'asticella. Anche perché adesso ci sono anche un sacco di altri progetti che però, come voi sapete, nell'ambito open source, se la comunità non c'è abbastanza persone e la portano avanti e poi si arrena, adesso c'è un'altra cosa che stanno facendo sempre bene il kernel, però attualmente diciamo che quello che c'è di più è JRSSEC, altri non è l'unica alternativa che abbiamo, in cui ci sono dei sviluppatori che va avanti e che ci permette di alzare l'asticella il più possibile, però da io sensibile al mondo della sicurezza informatica. Altri non sanno che cavolo è la sicurezza informatica, che manca, mi frega niente, perché penso a sviluppare, sviluppa e basta, ecco. Dimmi. Una volta installato, sugli altri applicativi che vado a installare nel mio sistema? Un attimo, su Debian o su quale distribuzione? Prendiamo Debian. Debian già lo trovi, se c'hai la Debian testing, già lo trovi sui repository, quindi Ma una volta installato JR Security, mettiamo che io installo un altro programma, devo modificare dei file di configurazione, qualcosa, oppure... Guarda, io qua ce l'ho, sì. Se tu stai riferendo a programmi... Cioè, non so, devo andare a dire che anche questo programma deve girare sotto JR Security? No, è trasparente. Guarda, qua c'ho Firefox, VLC, Flash, roba anche proprietaria, perché c'ho la scheda Wi-Fi sfigata che devo prendere, ho dovuto abilitare non free, no? Tra sì. Così, e vai la grande. Installo ed è finita lì, cioè, diciamo, sì, sì, esatto. Allora, mi sono dimenticato di dire che su Linux puoi andare, c'è proprio un file andare a editare 1.2 in cui puoi andare a fare enforce 1000 con specifiche militari, roba, insomma, e puoi scegliere il livello. Qua è una sorta di patch che una volta messa è quelle protezioni, non è che poi una volta che sarà la patch dice sì, però questo non me lo controllare, quello non me lo controllare, o c'è o non c'è, è solo questo, insomma, ecco. Qualche altra domanda? Curiosità? Comunque il sito è molto esaustivo, quindi già lì trovate tutte le spiegazioni e tutto quello che già ho accennato io, che ho riportato sulle slide, le trovate anche con la descrizione del punto per punto. Io quello che mi premeva era sensibilizzare il più possibile a tutte queste protezioni per aumentare la sicurezza informatica e feature molto molto carine che di solito qua troviamo e che vanno veramente a bloccare la maggior parte degli attacchi informatici che utilizzano quei sistemi lì, insomma, ecco. Ok, posto? Grazie.